Lei è Rossi Stefano. Ecco, sono un tecnico della RAI, a parte gli scherzi. Ecco, se risponde a questa domanda, potrà vincere 30 televisori a colori se ha rinnovato l'abbonamento in TV, sempre, logico. Ma tutti assieme, 30 televisori, uno alla volta? No, uno quando gli si sfascia gli dà un altro. Ah, beh, la cosa sarebbe interessante. Vede? Sì, la RAI. La RAI, Radio Televisione Italiana di questo Sempione 27 a Milano. Ha sorteggiato proprio lei in tutto l'elenco telefonico. Ma sai come abbiamo fatto? Posso anche regalargli questi televisori eventualmente. Abbiamo fatto con... Qualche uno posso regalare? Eh? Qualche uno di questi televisori li posso regalare? A me? Uno pure a lei, perché no? Sì, sì, grazie. Molto gentile. Allora, sai che fa? Lei me li porti. Me ne porta 29 soltanto, perché uno se lo può tenere. Momento, scusa, Ross, stavo parlando con il mio tecnico. Che dice lei? Ho detto, lei eventualmente mi porti 29 televisori. E uno di questi se lo tiene. Ah, grazie. Allora, arrivederci. No, un momento, non mi saluti. E che gli devo dire? È la domanda, se no non può vincere. È giusto, c'ha ragione. La domanda. Ecco, uno dei miei consulenti gli farà la domanda, va bene? Ecco, glielo passo. Ce n'ha parecchi di consulenti? Pronto? Sì. Senta, lei è stato molto fortunato, lo sa? Meno male. Bene, senta, allora, voglio fare una domanda facilissima. Che la potrà far vincere molto, molto, ma molto. Ma, lei mi deve dire prima una cosa. Ma il nome sorteggiato chi è? Sei tu. E come mi chiamo? Tu ti chiami Antonio e... Ti faccio il nome. Brienza. Ah, Brienza. E abiti esattamente... all'11.300 del chilometro della Prestina. Ma senti, ma tua madre non c'è a casa? Eh? Tua madre a casa non c'è? Mia madre a casa non c'è. E tu vedi che non ci sta? Tua madre è morta. Ah, tua madre è morta. Si senti, ecco la domanda. E te pare a te che devi spendere i soldi del telefono in questo modo? No, infatti noi telefoniamo da Milano. Beata a te. Ciao, la sta perdere, che stai perdendo un sacco di soldi. Senta, mi dico soltanto, qual è il monte più alto del mondo? Qual è il monte più alto del mondo? Qual è il monte più alto del mondo? Porca miseria, e qual è? Se non lo sa lei. Che non lo so io, non lo so. Mi dica, sono andato a scuola. Mi dica una domanda a caso. Una risposta a caso. Mi dica. Angelo! Angelo, questa è ancora... Chi è sua moglie questa? Pronto? Chi parla? Animazza tua!